Nell'ambito del percorso Lavori in Comune, i nostri volontari si sono impegnati nel progetto Dona la tua voce per la realizzazione di un audiolibro. In che cosa consiste la vostra attività? Allora, noi siamo qui per la realizzazione di audiolibri che verranno distribuiti nelle biblioteche pubbliche oppure ad esempio in case di riposo o anche per i non vedenti, anche se questo è ancora un progetto, vedremo se funziona. E queste raccolte di audiolibri sono tratte da un romanzo di Nick Owen e sono aneddoti per adulti che comunque lasciano un messaggio. Perché avete scelto questo laboratorio? Perché mi piaceva, era una nuova esperienza, mi piaceva l'idea di far registrare un audiolibro che non avevo mai fatto prima e un po' per cercare di combattere la mia timidezza, io sono timido. E quindi magari questa idea di parlare, di leggere un audiolibro poteva aiutarmi. Ho scelto questo laboratorio perché mi sembrava un'idea, un'esperienza interessante in cui utilizzare la mia voce è un modo nuovo per mettermi in gioco. Sei soddisfatta di questa attività? Sì, sono soddisfatta, non è esattamente quello che mi aspettavo, ma forse è anche un po' meglio, perché comunque io mi aspettavo una cosa molto più di registrazione, di esercizio alla lettura, invece qui abbiamo avuto anche diversi spunti, diciamo, teatrali, alcuni esercizi anche per la voce, oppure improvvisazioni, quindi sia stato più divertente di quanto pensassi. Perché avete scelto di fare lavori in comune? Per fare qualcosa di socialmente utile, ho unito l'utile e il dilettevole, mi diverto a farlo e in più mi danno anche credito, quindi mi torna utile per la scuola. Perché poteva essere una sorta di mini esperienza lavorativa e poi si univa al volontariato offerto al comune e io guadagno anche un credito scolastico e questo non guasta mai. Perché hai deciso di fare questa attività? Ho deciso di fare questa attività. In primo luogo per comunque anche aiutare la società e anche avere dei crediti e niente, poi mi sto anche molto divertendo e mi è sembrata una cosa bella, anche se io faccio un po' schifo. Come ti è trovato a registrare al microfono per un libro? Ma subito molto emozionato, più che altro la cosa difficile è stata quella di variare la mia voce, perché io sono abituato a parlare in un certo modo, però qui mi hanno detto di scandire bene le parole, enfatizzare, usare bene le pause, e quindi direi che questa è stata la cosa più difficile. Qual è il personaggio che ti rappresenta di più e che ti ha colpito di più? Allora, sinceramente, visto che a me riescono molto meglio le parti un po' da arrabbiata, diciamo, ho più che altro quelle, per cui non trovo un personaggio in cui mi rispecchio più di tanto.